Il Taranto è concentrato sull'immediato futuro. A giorni è atteso il responso Covisoc relativamente all'iscrizione al campionato. Dopodiché, superato lo scoglio burocratico, ci si potrà focalizzare esclusivamente sulle questioni di campo. Il 23 luglio si parte per Cascia e fino ad allora Capuano vorrebbe avere già a sua disposizione l'intero pacchetto under. Non sarà semplice, ma un buon 70% accontenterebbe il tecnico, considerando che allo stato attuale nessuno dei calciatori sotto contratto rientra nella categoria. Il minutaggio però è uno dei parametri da tenere sotto osservazione e quindi ci si attende un'opera massiccia in termini di investimenti sui profili nati dopo il 1 gennaio 2001. Vi è poi la componente straniera della quale tener conto, ma in tal caso si proverà ad avere in prestito calciatori i cui impieghi prevedano importanti premi di valorizzazione che possano compensare mancati introiti del minutaggio riservato soltanto a calciatori italiani. Per l'Umbria intanto partiranno tutti i calciatori sotto contratto, probabilmente anche coloro che non rientrano più nel progetto, mentre potrebbero rimanere esclusi dal contesto sia Guida che Infantino, con i quali si proverà a rescindere a stretto giro.